mentre sto renderizzando. I think I have power over you. Want to stop? You seem liberated. I've never experienced anything like this. Niente, ho pensato che fosse un cervo che era fuggito. 5 ottobre. L'imputato Jake Sight e la sua ragazza di allora, Kendall Carter, ebbero un litigio. Che mi stai dicendo? Un altro sospettato. Cosa? Avete pensato a un altro sospettato? Ebbene amici, fratelli della congrega, andiamoci una mossa. Dobbiamo essere sbrigativi, dobbiamo affrettarci, non dobbiamo essere affrettati. Accendiamo la luce per mostrare tutta la capigliatura e in luce qualcuno potrebbe enunciare che farò estempiato. Ragione, ma stanno ricrescendo i capelli, mentre a voi stanno andando via, stanno smarrendo i neuroni. Allora, poveri babagioni, sto renderizzando la mia esibizione canora di Photograph by Ed Sheeran. L'avete visto, ritratto, Mieratti, immortalato, fotografato, ovviamente. Che fotografi tu? No, Photography, sono un paroliere, con Johnny Depp e Russell Crowe. Ci sarà questa versione, per favore. Allora, non c'è verso. Vi vedo molto infogliati con queste tue reactions, plurale. Naturalmente vi dirò, quando sarà pubblicata questa recensione di Baby Girl, da me già immessa su questo sito per cui scrivo, per cui vengo mal pagato, sottopagato, sfruttato, forse vengo lodato ed è per questo che sono accreditato, comunque trovate la video review qua, baccalà, inserirò il riquadro negli ultimi secondi di questo video. Allora, vi dico questo. Allora. Vedi il film alla 31ª mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, mie mostre. A proposito di mostre, è anche scritto Il cadavere di Dracula, che è un libro straordinario, che batte questa Robert Eggers, Nosferatu, c'è anche Nicholas Hoult, ma la C non va pronunciata in English, tipo loving, you talking to me, allora, sto parlando a voi, ecco. Escludiamo questo Nosferatu, vedremo quel che sarà, una schifezza, una mostruosità. Dopo tre film diretti, The Witch, La storia della strega, mi prese molto quel film quando apparve, si può dire anche apparso, quella strega, quella pona. Per il resto il film non è buono, ma no, sopravvalutato, così come The Lighthouse, molto di maniera. Uomini di manina, vivete in uno stato catacombale, una vita cupa. E i lupi, salupa. Poi c'è anche la donna che beve la birra si fa col lupo. Allora, c'è William Dafoe, The Lighthouse, anche in questo film. C'è Robert Pattinson, The Lighthouse. A me piacque, lo amai, adesso non tanto. Amai anche me stesso. No, non fui amato. Fui meno amato. Ah, comunque, uomo. Una trailer reaction originale, mentre le vostre sono naturalmente da ritardati mentali. Sto scherzando. Comunque, vediamo un po' dove ero rimasto. È indietro. Beh, andiamo avanti.
Rido da solo, sì. Perché voi non mi fate ridere, mi fate piangere. Questo Robert Eggers non mi piace, non mi piace neppure quel Norman. Comunque, lì il fratello di questo Bish Coscor che abbiamo visto nel The Crow di Rupert Sanders con Danny Houston, e soprattutto. Altrimenti, Kicinus Pop, sarei, scusato. È uscito questo Giurato numero 2, una storia di un padre di famiglia. In quel pub appare una bella gnocca. Oh. Eh sì, è lì la birra. E poi c'è Tony Collette. Deve sapere che adesso non è andata di pensione. Il mio dentista fu Colletti. Adesso mi tiro su il colletto. Questa colletta mi tira su. A me piace. La sottovalutai. Quando la vidi in 8 donne e mezzo, no? Di... non 8 e mezzo di Fellini, anche se questa 8 donne e mezzo di Peter Greenaway è una rielaborazione. Fui attratto più dal culotte di Chan di Polly Walker. No, poi rivedendola meglio in Nightmare Alley di Guillermo del Toro, beh, insomma, attizzano, terra mi piace questo Tony Collette. Mi rende proprio un lupetto, no, un volpin. Allora, c'è voglia di la verità, è diventata buona. È buona. Mentre Nicole Kidman, in Baby Girl, appare molto cieca, attempata. Vidi questo film già passato le moto, in uno dei primi film da me visti, ovviamente. Vidi questo film, no, vidi la... Vidi, gliela vidi? Allora, sto rovinando tutto il video, vedete? Mi state guardando? Siete wire? Siete gli spioni, dei guardoni? Allora, vidi questo film in uno dei primi giorni del festival. E voglio illustrarvi quello che succede. Lei guarda lui e lui guarda lei. E poi c'è questo menage à trois, diciamo, questo terzetto, no, Antonio Banderas non riesce a farla godere, lei finge spudoratamente di avere l'orgasmo, finge come Meg Ryan di Ti presento Sally, e insomma si presentano. E questa ragazza ha visto di più, insomma, da quali uno, insomma, del 96, le pratiche anni 69, no, c'erano 69 vicende, eh sì, basta, c'è stato 68 e molta gente moralista in Italia, arretrata, non accetta questi film che ribaltano un po' le certezze, un po' come Teorema di Pasolini, qualcuno deve disturbare, ecco, queste persone vengono disturbate, perturbate, chissà se reggeranno il commissario Paolo 4. Hard Boiled Investigation. Allora, il biscotto. A Bologna dicono, fra l'altro stasera gioca il Bologna in Champions League, ne prenderà 10 da Liverpool. Quando giocava a calcio mi spogliavo, mostrando tutta la maradana, una cosa mostruosa, un monster cock. Poi la gente dice, sei un cocco? E quindi il cocco va coccolato. Dicevo, hai tocciato il biscotto? Che significa? Allora, ferma questo cane che sono io. Io sono un tipo cagnesco, rubesco, volpesco, cialtronesco, buffonesco, clownesco, fanciullesco, infantile, puerile. Oh, sicuramente non sono un vecchio rincoglionito come voi. Infatti, lei è stanca di questo rapporto coniugale e quando c'è il rapporto sessuale non riesce ad arrivare e arriva. Il perfetto sconosciuto, poi si instaurerà una conoscenza. Io, fra l'altro, sono un profondo conoscitore della settima arte e ho le mie conoscenze, ho anche le mie cosce. Allora, uomini, da cosa? No, da coscia nasce cosa? Cosa? No, sarebbe da cosa nasce cosa, come dico in verità. Ecco, che cosa? Perché toccando la coscia cresce questa cosa. Quindi, c'è cosa, come dire meridione, un cedone. Allora incontro questo ragazzone e fermo il cane con il biscotto. Cookie, se aprite un sito, io ho anche il sito www.lynch.com, jeans, pop, bar, blog, ci saranno i cookies. No? Allora, uomini, da fette biscottate, spalmate un po' di marmellato lì, allora
diciamo, questa fotografia, come dicono questi tipi modaioli, un po' smarmellata. Il film è Marvelous, meraviglioso, e questo ragazzo, insomma, sprona la Kim, è qualcosa veramente avventoso, un film ruginoso, che potrebbe stuzzicare, cosa? Stuzzicare, insomma, le persone troppo imborghesite che si scandalizzano. C'è un ribaltamento di prospettive, diciamo così, basta con il maschilismo, con la mascolinità tossica, vivi il femminismo, questa donna che si riprende dopo tante cazzo per la testa, ecco, che ha le sue beghe, diciamo, da risolvere, è un genio, lavora in un'azienda di informatica. Insomma, ecco, mi sono già perso. Diciamo che un anno e mezzo, questo è il trombone, no? Ci possiamo richiamare José Joachat, ed è una Kim invecchiata, ma sempre comunque affascinante, con la figa profumata, la vecchia qua urla, oramai è andata, non viene più dal marito trombata, e dubito che se incontrerà Harris Dickinson potrebbe provocare turbamento al ragazzo. Poi se incontro un meridionale diventa come Christian De Silva. Abuzzi come aveva una pigliata in te curva. Ecco, tutti questi trombone, ecco, vanno trombati. Ci vuole un'ingulata non sessuale, metaforica, in quel fondo. Uomini, questo qui è un masterpiece. Se non è un capolavoro, comunque un grande film, Sam, che parla. Toccare per credere, non mi credete? Mi ha avuto la mia esperienza. Diciamo che a livello esperienziale, sessuale, ho esperito, ho patito, ho sofferto. E questo farò è rimasto prosciugato, tutto succhiato, baciato, e lì è stato infinito. Comunque, questo libro, come serve al 4, verrà inserito sulle maggiori catene librarie online, e io vi butto il dito. Ma che faccio nella vita? Cazzeggio. Cazzeggio, viaggio, scorreggio. No. Vagheggio. E come dici, farò lucheggio, serpeggio, e un po'. Vado a viareggio, sì. Faccio la maschera di carnevale. Ecco, le maschere venziane, le maschere con grandi cinchieri. Quando vedi Cameron Diaz, tutto scosciato, lì diventa anche Joker, col papillon e giacca e cravatta. Cerca di, diciamo, di stimolare, di nascondere, di celare l'imbarazzo. Ecco, è una situazione imbarazzante, sicuramente. E sicuramente farò un deep cringe, The Grinch Stole Christmas, bel film di Ron Howard, e diciamo anche Jim Carrey di quel film, Christmas Carol, certo, racconto di Natale. Poi abbiamo, perché Natale è classico del nome meridionale, abbiamo racconto di Natale, abbiamo anche racconto di Giuseppe. Uomini, voi non me la raccontate giusto, è chiaro? Arrivi commissari da giusto. Ho subito molte ingiustizie. E quindi ci vuole la giustizia, justice. E lì c'è il judge, che è Robert Downey Jr., in quel film con Robert Duvall, no? Juror 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, andate alla picchia, tutto guarda. In quel posto. Allora, la gente dice, ma è a posto, ma sei normale? No, non lo so. Non lo so perché il cervello è proprio cresciuto in maniera esponenziale. Questo adesso cresce di più rispetto a prima quando vede Toni Collette. Cresceva già prima, per Polly Walker, abbiamo detto. Nella vita ci vuole duro. Voi non ce l'avete. Io a livello di culo sono anche messo bene, davanti e dietro, perfetto,
Allora, uomini, queste sono freddure al dentisto. Sono stilettati, inghiabettati, tutelati contro i nani, piccolo borghese, quindi baby girl, naturalmente pubblico veneziano, formato però più o da nerd, non capisco un cazzo, se quello che non trovano mai, sono sempre a invogliarsi, invocarsi, trailer, reaction, ci vuole la reaction, altro che reaction, e 50 e 60 anni oramai, non fa più un tempo, forse. E quindi amano questo film, La stanza accanto, The Room Next Door, al modo, perché forse stanno pensando a quale tomba prenotare, al cimitero, e lì saranno sdraiati eternamente come uno sparato. Allora, siete dei poveri spiegati, dai. Allora, ci vuole razza quartiere, ci vuole un tipo sballato, calzato, completamente fuso, ci vuole un tipo eccezionale, una merda. E che cazzo? Che cazzo? Il farò un tipo splendido, splendente, forse ancora arrapante, arrapato, allupato, casseggiante, invilente, brillante. Siete proprio dei bambacioni. Mamma mia. Che situazione. Insomma, uno dei più grandi geni della storia. Va in giro e viene deriso, le persone non capiscono. Non capiscono anche quando imito cammino bene. E lo scimmiottano e mi trattano da scimmia, sono delle scimonite. Così. Avete udito? Ho scrocchiato entrambe le dita. Come si può dire i diti? Non è probabilmente scorretto, anche se molte persone non sanno parlare, pensano che si dica i diti e non le dita. Allora, questa serie dovrei spattere un dagap. Dico, io faccio ancora la mia porca figura, sono un bel figurino. Trailer reaction, una speranza, una schifezza, veramente. Baby girl, bel film. Il trailer non mi ha convinto molto, sembra una commediola perché ci sono molti momenti notturni, molto dark. Comunque c'è questa musica, avete udito? Avete udito? Avete udito? No? Andate all'amplifone allora? Avete olfatto? Avete gusto? Taste, si dice in inglese. Le volte a star qua? Ok. Dovete anche saper scrivere velocemente sulla tastiera. Uomini, avete la tastiera economica? Siete uomini che guadagnano molto, quindi a livello economico siete messi bene, ma non conoscete a livello di Totò, il farò che a tutti gli stronzi lo finisce. Quindi salutate la salute, gran puntata della notte, e vi posso dire. Io posso diventare un dico che parlo così. Allora andiamo a Totò! Vernacolare più che altro. Oppure è un tipo del nord, un nordista, enorme. Uomini sudisti, uomini sudati, uomini... Bisogna sudarsene. Sì, sì. Quando ti dico, ti sei fatto il culo, eh? Mi hanno detto tutto. Qui dobbiamo smaltire. Naturalmente il falò ha il suo fascino. Il fascino della testa di cazzo. E non ci sono cazzo quando il falò è in forma splendida e splendente, è imbranato veramente. Ma è ancora un tipo potente. Mentre voi ormai non potete più. Siete degli impotenti totalmente. Questa è la mia trailer reaction. Ma che trailer reaction è? Contenuti c'è, non c'è contenuti? C'è, diciamo. E come? Voi vedete invece di riempitivi, riempite le giornate, compensando il vuoto esistenziale, nel sublimare, magnificare la settima arte. Questo è bellissimo capolavoro.
Ma la vostra vita non è un capolavoro, è una schifezza. Come questo regista Robert Eggers. Io adoro quel cinema un po' rustico, autentico, quel cinema ripieno di pathos, non questo cinema finamente artistico, di arti storiche. Se io sarò anche un po' pazzotto, però vi dico la verità, questo cazzo. Vaffanculo. Poi taglieremo con l'edita. Questione di editing. Vaffanculo. Alla prossima. Alla prossima. Per me, per voi no.